state comodi in questo momento? Avete mangiato bene a colazione? Quante notifiche c'erano su Facebook oggi al vostro primo login? Quante altre volte entrerete nel sito oggi prima di prendere una vera decisione? Io sono il gabbiano e il mio volto è quello di tutti voi. Nella vita perseguo un solo obiettivo, un solo scopo fondamentale. Preservarmi, nutrirmi, distruggermi, ricostruirmi, evolvere, sopravvivere. Ogni giorno assimilo informazioni sulle persone, sulle cose. Assimilo, elimino, approfondisco. Ammettetelo anche voi. Ognuno di voi si sente al di sopra di tutto questo. Per questo motivo ritagliate un secondo del vostro tempo per guadagnare quelle note rosse di rapida attenzione disinteressata. Perché abbiamo la possibilità e l'illusione che Internet ci stia in qualche modo fornendo il potere di scegliere. Stiamo illudendo il mondo e noi stessi, condannandoci all'uniformità. Io sono il gabbiano e volo alto sopra il mare. Vedo la rete intrappolare i pesci, un pasto succulento, fin tanto che respira. Ma chiusi tra le maglie del sistema, voi piccole creature costituite uno spreco, siete già morti e vi ridurrete a un rancido pranzo per i corvi. Qui dall'alto posso guardarvi morire in preda all'agonia, un supplizio che vi siete scelti da soli, o meglio, credevate di essere consapevoli del vostro destino, di poter scegliere. Tutto ciò che avete compiuto sui vostri profili fino ad ora è stato manipolato, corrotto e distorto. Io lo vedo il vostro carnefice, lo chiamano il pesce cane. E il vostro bozzino, il vostro burattinaio, non vi manipola con dei fili. Non ora che la tecnologia ha fatto progressi enormi, il pesce cane vi sta allevando, vi invita alla cena di cui sarete la principale portata. Ha le vostre informazioni, le vostre fotografie, ha schivato ogni mio attacco, ha limitato le mie parole su Twitter, ha boicottato il mio canale, censurato la mia stampa, è avido di voi, vi odia e vi necessita, è geloso della vostra ingenuità. Lo squalo è il prodotto stesso della noia, il figlio bastardo della solitudine. Vi ho contattato oggi per risvegliarvi. Pulite via il nettare inibitore dalle vostre labbra umide. Imparate a nuotare, scagliatevi nella tempesta. Andate controcorrente, riprendetevi la vostra vita in mano. Siate un individuo diverso l'uno dall'altro. Dopodiché, unitevi. Spingete contro la rete, spezzate le catene. Guadagnatevi la vostra libertà di arbitrio. Indignatevi, struggetevi, amatevi, unitevi. Evolvendo lascerete il mare, imparerete a camminare, a reggervi su due piedi, sarete rettili, poi uccelli, infine diverrete gabbiani. Benvenuti, questa è la rivoluzione.